progetto del Concorde è degli anni 50-60 del secolo scorso e, così come altri, aveva l'obiettivo di dimostrare la superiorità tecnologica, affrontando un problema molto difficile da risolvere, che comportava la risoluzione di aspetti relativi all'aerodinamica, alla propulsione, alle strutture e ai materiali. In particolare l'aerodinamica supersonica dava necessariamente luogo a una rumorosità dovuta al superamento del muro del suono. La parte propulsiva richiedeva l'adozione di motori molto assetati, quindi con grandi consumi e con grande rumorosità al decollo e atterraggio. La parte di materiale e di strutture comportava l'adozione di strutture con materiali più costosi e più pesanti. Tutto questo ha portato a un velivolo che rispettava i requisiti, ma aveva un ridotto carico pagante, portava solamente 100 passeggeri, era molto rumoroso al decollo e atterraggio e non poteva sorvolare zone abitate per via del bang sonico. Tutto questo ha portato a un progetto diseconomico. Il biglietto del Concorde costava 5 volte il biglietto di un viaggio in business e l'impatto ambientale veniva ritenuto inaccettabile dall'opinione pubblica. In più, dopo 25 anni di servizio, avvenne un incidente molto grave in cui persero la vita tutti i passeggeri e tutti i membri dell'equipaggio per un incidente non di responsabilità del Concorde. Questo incise molto sull'atteggiamento dell'opinione pubblica, il che portò alla chiusura del progetto, che aveva comportato 15 anni di sviluppo dopo 28 anni di operatività dei soli 20 esemplari prodotti.